prendi me? Ciao mamma. Posso andare? E ora parla, non smette più. Cristo ragazzi, va bene, fate finta, dite di sì. Dove corre? Vorrei andare. Abbandoniamo quella donna prima che se ne accorga che non mi ha fatto abbastanza foto. Siamo in strada. Non sono abituato a parlare da solo. Come avete ben potuto vedere, mamma Suzuki ci ha lasciato un GSX-S750. Che ne ha! Come potete ben vedere, si fa rispettare da tutti, anche dagli scooter più temuti. Sono da solo perché sono venuto io a ritirarla perché Simo è pigro. Quindi questa qua è una breve intro per dirvi che parteciperemo alla Suzuki Challenge 2K19. Ma ha una tacca di benzina. Dai, sono genovese, venì. Lo sapete, dovete darmela con la benzina. Ah, vabbè, andrò a spinta. Maneggevolezza 10.000, se occhio agli specchietti che abbiamo delle ali di gabbiano, li facciamo fuori tutti, occhio, 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 occhio. Quindi ancora grazie Suzuki e siete pronti a fare un salto nel tempo? Guardate magia dell'editing, 3, 2, 1. Ta-da! Oh, ora ve lo posso... Saranno censurati. Ora ve la possiamo far vedere. GSX-S750, che doveva essere quella potenza piena, ma per via di due problemi tecnici alla fine è quella depotenziata. Ma tu lo sai che ha un rapporto potenza tra 0.119 kW per chilogrammo? Come fai a saperlo? L'ho studiato. Abbiamo 48 cavalli da scaricare a terra, cioè. Beh, test sound. Allora, o ti tieni alle mie spalle o alle mie... Non scassarti! No! Simo, guarda la tatuatore! Primo test enduro. Però lo reggi bene, lo reggi benissimo l'enduro. Ovviamente per tutto ciò ringraziamo mamma Suzuki. Grazie mamma. E anche se depotenziata sotto i 5.000 ha una bella accelerazione. Sopra i 5.000, essendo depotenziata come ogni moto, sembra di cavalcare un pony tanco. Senti, senti! Test clacson. Wow. Giudizio dietro. È comoda se viaggi tranquillo, perché sono veramente, cioè, senza tenermi sarei stracomodo qua dietro. Però due cose. La prima è che sopra gli 8-10.000 giri inizia a tremarmi il sedere in una maniera allucinante. E in più quando freni c'è la sella che mi spinge a ingropparti. Però a parte quello, insomma, dai, diciamo che sì. Mi piace. Posizione di guida con due mani. Posizione di guida, sei davvero poco caricato. Quel tanto che basta caricare in avanti, non ti fa far male alla schiena ed è molto molto maneggevole. Allora, intanto ti giuro che mi fai scassare perché sei senza collo. Come non ho il collo? Hai il collo. Allora, cosa andiamo a fare stamattina? Andiamo a fare il passo del faiallo, così facciamo due o tre riprese alla moto. Poi scendiamo per il Turchino, così proviamo il passo stretto e il passo largo. Ma tu sei deficiente! Ma tu devi essere veramente un c***o! Basta. Addio i buchi. Le piace la mia moto? Signori, prendetela. Anche lei. Test freni. Scalda anche relativamente poco questa moto. Poi ovvio, la limiti sotto il sole un quarto d'ora. Magari a 120 gradi ci arriva e salta anche in aria. Dai. Treno, trenino, Thomas. Dai. Sì, ma fai qualcosa. Ready Simo! Stiamo andando sulla tua strada preferita. Anche se ho un po' di timore, sai. A guidare tu? No, ad andare lì. Non è mai stata dalla nostra parte come strada. Saluto! Guarda che questa è più nuova e più bella! Fidati! Comprala! Adesso andiamo a fare benzina. Matte, dimmi. Era di là. Di là dove? Tu vai di là. Di là. Di là. Ma c'è scritto auto, esimia testa di... Saluto trattore! Oh, guardala! Come si comporta nel misto! Ogni scalata che faccio tiro sempre più dentro! E non è bello! Passaggio a livello, Simo! Che testa! Voglio il bauletto! Ora glielo compro. Poi raga, adesso avete sentito la versione di uno che passa da una stradale a una naked. Dopo sentirete la versione di uno che passa da motard a naked. Simo, testiamo i buchi. Faccio una curva, gratta la mano. Senz'altro, così. Bravo. È tutto un altro andare, eh. Assolutamente. Simo, c'è vento. Cosa c'è? Il vento e c'è un velo.
Un altro velo. Come freni comunque è fantastica davvero. Destra, sinistra, destra, sinistra, sinistra, sinistra. Guarda come ti seguo, guarda come ti seguo. Bravo, bravo, sì, 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 sì. Oh! Occioli, occioli, occioli. Una moto! Sì, sì, sì! Ci sono pochi buchetti! Cristo! Aia! Sì, sì, sì. Ok, ok. Studiamoli, studiamoli. Non sono sicuro di voler ripassare già adesso. Dovete comprare Suzuki! Guarda che curvone! Oh! Oh! Suzuki! Compra Suzuki! È meglio Suzuki! Si vola, Timo! I peli! Piante! Mi sei fulminato! Guardalo! Destra! Sinistra! Oi oi oi! Mamma, ti dico questo messaggio perché è l'ultima volta che mi vedrai e mi sentirai. Sappi che io sempre ti ho voluto bene, sempre ti vorrò bene. Saluto! Fidatevi di me! Comprate Suzuki! E non perché c'è un grosso premio in palio! Ma perché lo voglio vincere quel premio in palio! Almeno noi siamo sinceri e trasparenti. Però come moto, ragazzi, è divertentissima. Sarei proprio curioso di testarla a potenza piena o addirittura un GSX-R, magari pronto pista in una pista casuale tipo Mugello. Sarebbe fantastico, eh. Qua è dove Simo c'è entrato in pieno la macchina. Occioli, occioli. Comunque pure a marce alta, a bassi regimi, c'è un'ottima ripresa, è fantastico davvero. Come se Lino Suzuki sui prossimi modelli un consiglio, un goccettino più morbido perché il mio sederino inizia ad avere male. Oh, rispettiamo i limiti, non solo perché c'è stato imposto, se no veniamo cacciati dalla sfida, ma che figata. Vuole una spinta? Con la Suzuki si può fare tutto. Oh, wow, sì, madonna come l'ha preso bene sto buco. Sì, 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 si salta. Arriviamo, Faiallo. Che voglia. Con Suzuki si ha più il fisico. Piove oggi, lo sapevo. Ma con Suzuki si hanno anche i remi. Oddio, a fuoco. Il pannino è racing, ma il GSX-S 750 lo è molto di più. Anche in versione depotenziata. Compra anche tu un GSX-S 750. In omaggio avrai un set di pentole. Affrettatevi! Comunque, se un ragazzo che ha la 2 appena presa e vuole una moto che non sia né troppo potente né troppo difficile, è una scelta perfetta. Perché quando serve ai bassi spinge. Poi ovvio, si blocca perché è depotenziata e dopo un po' non va più avanti. Però è maneggevole. Il peso non si percepisce praticamente. E guarda qua, maneggevolezza con una mano. Bello, bravo, bello. Ma con Suzuki si spostano tutti, perché con Suzuki si ha tutto perfetto. Vedi che non senti buchi, tira, molleggia, vola. Con Suzuki hai anche l'upgrade ali. E signori, non scorreggiarmi in faccia. Ma con Suzuki è tutto più arrangiato. Sì, sì. Guarda che bello, è da un sacco che non ci vengo. Ma con Suzuki puoi andare dove vuoi. Vorrei rubare un secondo a una persona chiamata Sinagagiri, che gli ho detto di venire qua con noi. Stai ancora pensando? La sfida è aperta, perché con Suzuki ci arrivi. Non serve dire altro, ragazzi, una sola parola: Suzuki. Trust me. Oh, Isubeiva. Glu 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 glu. Ladies and gentlemen, my name is Madonna, la staccata è stata bruttissima. C'avevo cioè, Simo che mi stavo uccidendo. Ma con Suzuki non fai neanche fatica. Brilla San Donato, guardala lì la San Donato. Guardate, ora vi mostro che la Suzuki ha le ali. Devil in a rage race. Call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang, bang, got my hand on the trigger. The devil in a rage race. Call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang, bang, got my hand, bang, got my hand, bang, got my hand. Non sono sicuro di ciò, sai, ho un po' di paura.
Faccio anche bene. Sì, ma... ma tu sei fuori come un bagiolo! Ma l'hai appena presa! Prendici un attimo la c***a di mano! Sì, ma... No, no, ti... Ma non in prima! Te sei psicopatico, fra... Cosa c'è? Devo provarla sta moto, no? Ma un attimo, venivo! Non ero pronto! Cimo mi faceva notare anche prima che viaggiando sui 50, 60, comunque sia una velocità costante, senza dare smanacciate di gas, sembra di essere letteralmente su una poltrona, è comodissimo. Allora, prime impressioni, è stra più morbida della mia, ma proprio, cioè, vibrazioni qua sono un ricordo. Però, sì, è una bella cibicletta, dai. Ma Simo, c'è una panda, ma ricorda, con Suzuki neanche i panda si estinguono. Ok Google! Quando vai con Suzuki non ti si attiva. Che ansia star qui dietro, non lo voglio più fare. Guarda che con Suzuki ci si fida anche dietro. Ma guardala come si mette, ma guardala. Oh! Cioè ragazzi, in discesa senza accelerare fai 50 km con un litro. Guardate che belle strade, dove la testiamo, dove? Oh, oh. Ora che comoda che è. Con Suzuki la guida è un mondo migliore. Ma con Simo un po' meno. Ora faccio come Max Vriste, che in una curva ci lascio lo specchietto attaccato al guardrail. Spero di no, perché dietro ci sono... Simo, sì. Prova con l'incrocio. Niente. C'era la staccata. Con Suzuki non prendi multe. Provare per credere. E buon appetito da Suzuki. Guarda che bello, con Suzuki ti godi tutto questo. Simo, di sta moto cosa ti piace di più? E perché proprio il clacson? Allora, fermo una cosa. Andiamo a rapinare un posto? Ci risiamo. Permesso. Porco il tuo... Un po' più all'ultimo. Oh, non facciamo volare specchietti perché siamo con Suzuki, eh. Io veramente... Non l'ha messa la freccia prima? No, l'ha messa all'ultimo. Boh, prima la gente inchioda, poi mette la freccia. Ma io veramente... Secondo te parte da sola? Sì, parte da sola. Non parte da sola. Non sento niente! C'è solo vento! Ma con Suzuki lo percepisci meno! Sì! Suzuki! Benissimo, dunque con la massima sobrietà possiamo dire che il video è giunto al termine. Vuoi dire qualcosa? Sto per salutare i tuoi amici a casa. Ciao!